terzo atto della semifinale del tabellone B dei playoff di Serie B. Tutto pronto qui al Palasport di Piacenza per gara 3 tra Vecchieri Piacenza e Paffoni Omegna. Una serie che per il momento ha una padrona ben precisa. Si tratta dei piemontesi, bravissimi a vincere tanto gara 1 quanto gara 2, con due partite praticamente condotte nello stesso modo, due partite fotocopia, possiamo tranquillamente dirlo. Grandissimo avvio per quelli che erano i padroni di casa in quelle due sfide. Omegna che tocca a più riprese il più 15, Piacenza fatica all'intervallo, si trova sotto con passivi anche importanti. La difesa zona, la voglia, riportano lì a contatto i biancorossi, quali però per le grandissime energie spese non riescono a dare la zampata finale. E chissà che questa sera il pubblico qui presente per questa partita del venerdì possa dare quell'ulteriore spinta ai ragazzi di coach Steffè per innanzitutto non prendere da subito un passivo così importante e, perché no, riuscire a mettere la testa avanti nei minuti che conteranno, due minuti poco più all'inizio di questa sfida. Siamo pronti a vivere un'altra partita che sicuramente sarà al Cardio Palma, non ci risparmierà le emozioni e perché no anche i contenuti tattici e tecnici, perché dicevo, coach Steffè ha cavalcato molto la difesa a zona, praticamente 20 minuti in entrambe le partite. I risultati sono stati eccellenti, però lo dicevo, le grandissime energie spese per la rimonta alla fine hanno pagato. La grande precisione al tiro dei piemontesi a far da contraltare alle grossissime difficoltà realizzative dei biancorossi hanno sostanzialmente deciso queste due partite. Non dimentichiamo Piacenza, primo attacco del girone B nel corso della stagione regolare, più di 80 punti segnati a partita. Ecco, si è trovata a segnarne 61 in gara 1, addirittura 53 nella seconda sfida. Da questo probabilmente passeranno molte delle fortune delle squadre. È da qui che vuole ripartire coach Steffè, che in questi giorni ha lavorato più sulla testa. Sulla testa dei giocatori. Meno di un minuto, ultime indicazioni, mentre vediamo quello che è il quintetto di Omegna che inizia ad avvicinarsi al tavolo e successivamente al terreno di gioco. Simoncelli, Corral, Arrigoni, molto probabilmente l'ex di giornata Gasparin, a chiudere il quintetto Curini. Piacenza risponde, vediamo quali sono i 5 scelti da coach Furio Steffè. Sanguinetti, Magrini, Rezzano, Banti e dovrebbe essere Leonzio il quinto. E siamo pronti quindi a questa partita, saluti fra le squadre. Rezzano e Corralla pronti a saltare sulla palla a due e poi si potrà partire con questa sfida. Il primo possesso è per gli ospiti con Gasparin, marcato da Sanguinetti. I due si conoscono ovviamente molto bene per aver giocato l'ultima stagione proprio su questo parquet insieme. Adesso Guarini scambia con Gasparin, apre nuovamente il palleggio sfruttando il blocco di Corral, si torna da Guarini sul lato destro, Gasparin mantiene vivo il palleggio, lo chiude per l'ennesima volta. Guarini da tre punti, questa volta sbaglia Omegna, dico questa volta perché è partita sempre molto bene in questa serie. Attacca la Becchieri con Sanguinetti, la palla arriva a Leonzio che apre il palleggio, sfrutta molto bene il gioco di Banti, si butta dentro di voglia Ennio Leonzio, che tanto ha faticato nelle prime due partite, vuole mettersi in ritmo, porta avanti Piacenza. Per adesso bisogna difendere, troppo spazio per Arrigoni che gioca un perfetto pick and roll con Simoncelli. Situazione di 2-2, nemmeno un minuto giocato,
è già un primo errore difensivo da parte di Piacenza. Speriamo non siano troppi nel corso d'opera, perché Piacenza potrebbe pagare veramente caro. Piacenza ovviamente è con le spalle al muro questa sera. Sanguinetti si prende il tiro immediato da tre punti, sbagliato, a rimbalzo Arrigoni che apre immediatamente per Simoncelli. Piacenza però rientra molto bene, non vuole fare sfogare la transizione offensiva di Omegna. Omegna che adesso attacca con Arrigoni, il consegnato per Gasparini sul quale difende Leonzio. Leonzio con grande pressione sul numero 11 che si arresta dalla lunetta, tiro sputato letteralmente dal ferro, si va in attacco per la Beccheri. Sanguinetti supera la metà campo. Il clima è quello delle grandissime occasioni, pubblico accorso in massa anche dal Piemonte, mentre Leonzio sbaglia il tiro. Rezzano quasi conquista il rimbalzo, poi Sanguinetti è più destro di tutti, conquista questo pallone, si va sotto davanti che vuole l'uno contro uno con Arrigoni per sfruttare maggiore fisico. Magrini, il più continuo in questa serie, fuori da Leonzio, triple di Leonzio e Piacenza avanti di tre lunghezze, 5-2. Leonzio 5, resto del mondo 2, possiamo dirlo, grande avvio dell'ex Stella Azzurra Roma. Adesso però Gasparini ha tanto troppo spazio, il ferro questa volta accoglie la sua tripla, è quella del pareggio, 5-5, poco più di 2 minuti giocati. Sanguinetti schiaccia terra per Leonzio, tiene di nuovo il pareggio, prova a farsi vedere Magrini, alto basso, bellissimo combattimento, prende solo a poggiarsi al tabellone. 7-5, partita da subito che sembra una partita a scacchi, con le due formazioni che stanno cercando sempre soluzioni diverse per tastare anche il polso dell'avversario. Sicuramente Omegna vuole vedere quanto della Piacenza vista nelle prime due partite ci sia questa sera. Arrigoni si butta dentro, sbaglia in due tempi, Banti apre per Magrini che si arresta in transizione, un tiro forse fuori dalle sue corde o più che altro da quello che vuole essere il ritmo imposto dai biancorossi. Il tiro è stato sbagliato, si scatena in transizione Omegna con Gasparini che rifiuta il tiro, vuole l'uno contro uno non tanto per sé ma quanto per il compagno marcato da Sanguinetti, fuori da Gurini che finta il tiro, Rezzano recupera su di lui, poi l'arresto sbagliato, Rezzano non è lui l'ultimo a toccare, bensì Gurini alle sue spalle. Piacenza conquista questo possesso e ci sarà da sudare ogni singolo pallone. Magrini sfrutta molto bene il blocco di Banti, si butta dentro, Leonzio apre il palleggio contro Gasparini, lo vuole attaccare, poi si va da Magrini in angolo, ma Gurini recupera perfettamente su lui, serie di palleggi per Magrini che viene letteralmente murato, l'ultimo tocco è di Corral, 4 secondi soli nell'azione dei biancorossi, Magrini si incarica della rimessa, prova a farsi vedere Leonzio, si fa vedere anche Banti al quale viene alzato questo lob troppo alto, palla persa dei biancorossi, palla persa piuttosto banale quella di Piacenza in questo caso. Gasparin da tre punti scheggia appena al ferro, Sanguinetti conquista il rimbalzo, corre immediatamente dall'altra metà campo, Omegna recupera molto bene, vediamo difese piuttosto attente nonostante l'errore di Piacenza nel primo possesso, murato il tiro, stoppato Sanguinetti da Corral, Simoncelli apre per Gasparin che ha tantissimo spazio e manda a bersaglio la tripla, sale a quota 6 sugli 8 punti realizzati dalla sua squadra, l'ex di questa partita, molto positivo in entrambe le sfide. Rezzano, post passo contro Arrigoni, se lo vuole giocare Gasparini è pronto per l'aiuto, arriva però il fischio, il fallo del numero 12 in maglia verde. E quindi altri 14 secondi per Piacenza quando mancano 5 minuti e 40, 7-8 il punteggio. Piacenza con un solo punto da recuperare, ma appunto il possesso di palla, palla che è nelle mani di Sanguinetti, si fa vedere Rezzano, tanto spazio, tiro da due punti, ma poco importa perché va a bersaglio Piacenza, rimette la testa avanti, serve anche Massimo Rezzano che ha faticato anch'egli nell'ultima partita, non potrebbe essere altrimenti, Piacenza non può segnare 53 punti senza una defiance
totale da parte delle proprie bocche da fuoco. Un buon segnale che Leons e Rezzano siano subito molto coinvolti. Adesso avanti, difende su Corral che va da Gasparin, apre palleggio contro Magrini, il blocco di Corral provoca il cambio difensivo. Poi ci mettono una mano di biancorossi, mancava comunque soltanto un secondo. Magrini lanciato in contropiede, si appoggia al tabellone, 11-8. Quando siamo entrati nella seconda metà di questo primo quarto, Piacenza attacca con Arrigoni che trova molto bene Guarini. Romagna sta attaccando molto bene, le piccole disattenzioni di Piacenza però tali sono. Rezzano riceve, prende questo tiro, lo manda a bersaglio, esplode il palo delle Chery. Time out chiesto dal coach Ghizzidardi, che non vuole vedere scappare Piacenza, soprattutto in virtù di quanto vi dicevo prima. Piacenza ha sì perso le due partite, ma non giocando la pallacanestro che conosce. E sentite l'auto dal palazzetto. Ha disegnato molto sulla lavagna in questo time out, vuole correggere quelle singole disattenzioni probabilmente difensive che vi dicevo poc'anzi. Sicuramente anche l'attacco ha bisogno di continuare a lavorare in questo modo. Piacenza sta giocando sicuramente una pallacanestro migliore, più fluida, e quindi bisogna continuare su questo solco, perché 14-8 è già tanto per quanto visto in gara 2. Ricordiamo, finito 22-6 addirittura nel primo quarto, che di Piacenza si sta sbloccando offensivamente e anche difensivamente, alza l'intensità. Siamo ancora sulla difesa uomo, Magrini su Gasparini, i due sono molto amici, hanno stretto amicizia nella scorsa stagione, ma in questo caso tutto deve essere messo da parte. Arriva intanto il fischio contro la difesa piacentina, alza la mano Rezzano, il fallo è suo. Si tratta del primo fallo personale nonché di squadra. Buon segnale perché sono passati 5 minuti e mezzo abbondanti. Piacenza non aveva ancora commesso un fallo. Quindi sicuramente c'è da ben sperare per il proseguo. Lasciato colpevolmente libero D'Agnello, appena entrato in campo. Lui che ha fatto male con le sue triple nelle scorse partite. Questa volta sbaglia, Piacenza è attenta al rimbalzo. Con un lavoro di squadra, Magrini si butta dentro, alza un lob per Banti che controlla il corpo, sbaglia e Corral conquista il rimbalzo. Simoncelli si proietta di là, lancia subito, D'Agnello stoppato da Leonza, ma arriva il rimbalzo offensivo, Arrigoni a spazio da tre punti, non colpisce, questa volta è Omeglia con le polveri bagnate. Sanguinetti predica calma, si fa consegnare il pallone da Rezzano, si muove proprio Rezzano che riceve forse troppo profondo, controlla bene il corpo, 16-8 Becheri Piacenza con Rezzano super positivo come era stato Leonza nei primissimi possessi. 7 i punti realizzati dal lungo ex Scafati, 3 rimbalzi, grandissimo protagonista, mentre Sanguinetti va a commettere il suo primo fallo. Vediamo intanto la panchina biancorossa coinvoltissima con Abroni e Soragna su tutti a dare consigli ai compagni e soprattutto a incitare. Non potrebbe essere altrimenti, c'è la grandissima voglia da parte di tutto il mondo biancorosso di continuare questo sogno. Intanto vediamo la difesa a zona, vediamo se Omegna ha trovato gli aggiustamenti in questi giorni. Simoncelli colpisce da tre punti, non è il miglior modo per iniziare con quella che è stata la tua arma migliore nelle due scorse partite. 16-11, ci avviciniamo all'inizio degli ultimi tre minuti di questo primo quarto. Magrini si fa vedere in punta, arriva avanti per il blocco, ma Magrini può già attaccare. Passaggio di uscita per Leonzo, attacca da lontanissimo, pronto a Rezzano, probabilmente un pick and pop, anzi diventa un pick and roll, ci appoggia a tabellone, giocano perfettamente a due Leonzo e Rezzano. Piacenza vola 18-11,
la faccia giusta da parte dei biancorossi, quello che è mancato nelle due partite. Difende molto bene intanto Rezzano, ma Corral si crea lo spazio, sbaglia la conclusione. Senza torna in attacco con Sanguinetti. Vediamo Piacenza che senza alcuna fretta si costruisce questo attacco. Leonzio da Sanguinetti che vuole servire Banti, non c'è la linea di passaggio, quindi nuovamente Leonzio da Banti che ha questo tiro nelle sue corde, lo manda a bersaglio. 20-11, pronti Samoggia e Bruni al cambio. Samoggia molto positivo in gara 1, Bruni invece in gara 2 nonostante sia uscito per falli. Intanto arriva il fallo da parte di Banti che si accusa, chiede spiegazione all'arbitro, alza immediatamente la mano, non vuole esagerare le proteste. Fuori Magrini, fuori Banti, per l'appunto dentro Bruni e Samoggia, applausi per entrambi. Arriva quasi la palla persa, sicuramente una grandissima pressione difensiva dei biancorossi che costringono Omegna alla rimessa con 11 secondi. Daniello non trova un ricevitore, lo trova infine in Simoncelli, probabilmente vicino allo scadere dei 5 secondi, sicuramente è arrivato in tempo utile, quindi Omegna può attaccare. Fratto è entrato in campo, va da Daniello che non colpisce da tre punti, c'è il rimbalzo, Sanguinetti è lì, strappa il pallone, peccato che l'ultimo tocco sia di Bruni, una gran giocata da parte di Sanguinetti e Bruni, una stereofonia, che quasi conquistano un nuovo possesso per i biancorossi. Solo applausi per quello che sta facendo la Baker in questo momento. Daniello riceve, va da Simoncelli, apre il palleggio, Fratto va a consegnare a Villa che si deve prendere questo tiro perché Piacenza sbaglia completamente la difesa sul pick and roll, colpisce da tre punti, 20-14, ottima lettura da parte del numero 7 di Omegna. Sanguinetti prova con la risposta immediata, non va a bersaglio, non deve esagerare Piacenza nel voler affrettare questi tiri. Fratto consegna Daniello che chiude il palleggio, torna da Fratto da tre punti, questa volta ancora una volta a dire il vero sbaglia, però c'è il rimbalzo offensivo di Simoncelli, quindi si torna da Daniello che chiama il blocco di Corral, pick and repick, poi si butta dentro Daniello, si crea lo spazio per Villa ancora una volta, ancora bersaglio, ancora una volta un errore difensivo, leggero ritardo per i biancorossi. Leonzio attacca, Leonzio che trova soltanto Sanguinetti, si fa riconsegnare il pallone, vuole attaccare Fratto, tocco col piede da parte di Fratto, resettato a 14 il cronometro dell'azione, calma intanto Piacenza, ci Sanguinetti esordisce nella partita tempestini. Entra anche Soragna ed esce Leonzio, al quale coach Steffè va a spiegare un paio di cose, sicuramente uno dei più positivi, anche se un paio di errori difensivi negli ultimi due possessi probabilmente gli sono portati questa ramanzina. Tempestini finta al tiro, si butta dentro, trova il fallo che lo porterà in lunetta, il fallo è del numero 10 Corral, prima personale, sono due i falli di squadra, due tiri liberi per Tommaso Tempestini. Tempestini a bersaglio, Piacenza rimette due possessi di distanza, 21-17. Va con qualche patema, la tante
a bersaglio anche il secondo, 22-17, e Scerrazzano rientra avanti, continua con la girandola dei cambi. Venti secondi intanto che sono iniziati, Villa attacca, potrà andare fino in fondo Omeglia, quindi si va da Simoncelli, grande trascinatore dei suoi nel corso delle prime due sfide. La palla sotto a Fratto, difende molto bene Banti, alla fine Samoggia mette le mani sul pallone, due secondi, uno, se ne avvede, si alza per la tripla, che scheggia il ferro, sbaglia, ma poco importa, Piacenza è avanti, giocando una discreta pallacanestro. 22-17, un paio di minuti per prendere fiato e poi ci si rituffa nel secondo quarto. Campo Piacenza attacca con Tempestini, supera la metà campo, poi si va davanti, ecco il blocco di Samoggia per liberare Soragna che cerca di creare una linea di passaggio per ricevere, se va invece da Bruni, da tre punti a bersaglio, Piacenza 25, Omeglia 17, continua il gran momento dei biancorossi che adesso difendono. Gasparin proprio in campo riceve il cambio difensivo, porta avanti su di lui, Gasparin se ne accorge, vuole attaccarlo, difende però molto bene l'ex lungo di Biella che questa volta però secondo gli arbitri esagera, va a commettere fallo. Fallo di merda. Rimessa viene effettuata da Gasparina direttamente nelle mani, per essere la palla di Villa nelle mani di Arriconi che riceve nuovamente, si alza da tre punti a bersaglio, Arriconi 25-22, risponde immediatamente alla tripla biancorossa. Piacenza che però adesso attacca con Soragna in punta, si cerca di liberare Bruni che non può prendersi il tiro per la buona difesa di Gasparini, quindi arriva avanti per il blocco, però Bruni però va di là, Soragna, la tripla del capitano, torna avanti di 8 lunghezze che finora è il massimo vantaggio dei biancorossi. Fallo di Bruni, mi si accusa immediatamente del fallo su Gasparini. Thank you.
la riceve marcato da Soragna, sfida fra i numeri 7, poi Gasparin si arresta appena dentro la linea dei tre punti a bersaglio. È l'ottavo punto di Gasparin che trova così il bersaglio anche da due punti. Due le triple mandate a bersaglio dal numero 11 della Paffoni, in precedenza gran palla di Soragna per Samoggia che va davanti uno contro uno con Frato, poi Bruni attacca dal palleggio sulla linea di fondo, Samoggia finta la partenza, si arresta, tira, segna Matteo Samoggia, 30-22. Torna la 2-3 biancorossa chiamata a gran voce da Tempestini e Bruni. Omegna l'attacca con Gasparin e ribalta il lato per Villa. Villa da tre punti, ancora bersaglio. Trenta a 25. Attacca la Beccheri, schiena a mano chiamato da Tempestini. La palla quindi a Soraya che gli riconsiglia il pallone, arriva avanti per Grobacco, liberato il quarto di campo per Tempestini che si butta dentro, decide di attaccare, non trova l'appoggio giusto al tabellone, Gasparin si arresta, servito Villa, poi Fratto, non si prende il tiro, Gasparin per Arrigoni, tutto semplice per Romegna che torna con un solo possesso di distanza. Attacco da Paffoni con Villa che si prende ancora una tripla, questa volta sbaglia il solo Banti, fa buona guardia al rimbalzo, fallo di Fratto intanto su Bruni, si accusa del fallo, si scusa con il giocatore della Beccheri, primo fallo del numero 4 in maglia verde. Marcato da quello che al momento è il migliore giocatore della partita insieme a Rezzano, quota 9 punti per Villa. Soragna dentro per Samoggia che ha tantissimo spazio da 3 punti, può mettere a posto i piedi, sbaglia questo tiro, l'ultimo tocco è di Diego Banti che stava provando a strappare anche questo pallone. Rientra intanto Sanguinetti, gli fa posto Bruni. Rientra anche Razzano al posto di Banti. Quintetto molto perimetrale quello di coach Steffè che sfrutta Samoggia e Razzano da lunghi. Vuole aprire il più possibile il campo. Intanto seguiamo questo attacco di Omegna con Villa. No, scusate, D'Agnello che va da Gasparin. Prova l'anticipo Sanguinetti, adesso sì si arriva da Villa dietro la schiena per Prato, 3 secondi in angolo da D'Agnello che deve alzarsi immediatamente, sbaglia conclusione Sanguinetti a rimbalzo, Prato arriva su di lui, prova a disturbarlo, altro fallo del numero 4, è secondo personale. Rientra intanto Malgrini al posto di Tempestini, si va con il singolo regista quindi, ovvero Sanguinetti. Magrini si carica immediatamente di questa rimessa, si fa vedere Sanguinetti, si può iniziare quindi a giocare in questa azione. Sanguinetti chiude il palleggio, va da Magrini, 15 secondi dell'azione, si cerca Rezzano per uno contro uno con Simoncelli, Gasparin è pronto però fa far buona guardia, buon giro verso il fondo, gran giocata di Rezzano, manca l'aiuto un giocatore di Omegna che cerca torna avanti di 5 lunghezze, Magrini alza la difesa su Gasparin, prova a mettergli grande pressione per impedirgli la visione del gioco, fallo in attacco subito da Sanguinetti, dovrebbe essere di Simoncelli, vediamo la segnalazione arbitrale, è così del numero 2. Thank you.
Simoncelli. Si tratta del secondo fallo personale, no, scusate, del primo fallo personale. Due sono quelli subiti dal numero 2, ex Tortona, fra le altre. Grandissima pressione da parte di Armenia, che ha inserito Perez. Qual è sporca questo possesso? 17 secondi per Piacenza, che attaccherà dalla propria metà campo. Proprio metà campo di attacco. Nagrini pronta a incaricarsi di questa rimessa. Si muove Sanguinetti, è lui il ricevitore designato. Samoggia apre il palleggio, si crea spazio per Sorelli, al tiro da due punti, non va a bersaglio, si conquista proprio il rimbalzo offensivo, consegna il pallone a Sanguinetti che apre per Samoggia. Fallo di Arrigoni, grandissime giocate di intensità e di voglia da parte della Becheri, che anche quando sbaglia i tiri va di voglia a strappare i rimbalzi offensivi. Prendere a giocare con Sanguinetti, che effettua la rimessa, riceve Magrini che attacca sul blocco di Samoggia, il quale cerca di crearsi spazio contro Perez, ma non può essere servito. Magrini attacca Corral, può batterlo in palleggio, si butta dentro, grandissima stoppata, Magrini conquista il rimbalzo, si alza, infrazione di passi però appena prima dello scadere. Ha difeso benissimo Meglie con Corral, che nonostante la minor velocità ha compensato con la grandissima fisicità. Cambio Becheri, esce Soragna, autore di una tripla e un rimbalzo offensivo. Rientra Leonzio, fin qui a bersaglio con 5 punti, 2 rimbalzi, addirittura 4 assist. La partita a tutto tondo per il giocatore teatino in forza alla Becheri da quest'anno. Perez in punta, marcato proprio da Leonzio. Si va da Gasparin, sul cui pick and roll arriva il cambio difensivo, lasciato troppo solo Corral, che si appoggia al tabellone. 32-29, siamo entrati nella seconda metà di questo secondo quarto. Consegnato di Samoggia per Sanguinetti, torna la palla a Samoggia, attacca dal palleggio contro Arrigoni, lavora Samoggia, sbaglia l'appoggio e quindi può attaccare Simoncelli, che si arresta da due punti, finta il tiro, se lo prende in un secondo momento e perde probabilmente il ritmo. Leonzio supera la metà campo sulla grande pressione da parte di Perez, pressione però fallosa, e quindi arriva il fallo del numero 0. Asciuga il parquet, anzi il fallo porta in lunetta. Fallo porta in lunetta Leonzio. Sbaglia il primo libero Leonzio, si resta quindi sul più 3 Becheri, che però ha ancora una possibilità per allungare sui 2 possessi qualora andasse a bersaglio. Così è, 33-29, 6 punti per Leonzio. Perez ha lasciato troppo solo in angolo, sbaglia questa tripla a Rigoni, conquista il rimbalzo offensivo, subisce il fallo di Leonzo, che si accusa immediatamente. Sarà semplice rimessa, perché Vicenza con questo fallo sale a quota 3 di squadra.
cambio nella prossima situazione rientrerà Banti. Seguiamo questa azione con Gasparin che colpisce da tre punti la Paffoneri, meno uno, 3-3, 3-2. Magrini attacca dal palleggio contro Gasparin, strada chiusa benissimo da Samoggia che trova soltanto il ferro. Piacenza non deve commettere l'errore di disunirsi. Gasparin sfrutta il blocco, questa volta arriva molto bene Leonzio in aiuto, strappa il pallone, serve Magrini che si alza da tre punti, soltanto ferro, rimbalzo offensivo per Magrini che trova il passaggio per Rezzano, fuori da Sanguinetti che ha spazio e il suo tiro purtroppo non lo manda a bersaglio, prova a prendere anche questo Leonzio ma più destro al rigore. Palla ad Arrigoni che non trova la linea di passaggio per Corrado, il quale arriva in aiuto Rezzano, la tripla sbagliata da Gasparin, Leonzio consegna immediatamente a Sanguinetti, può attaccare Piacenza con Magrini che vede uno spazio per buttarsi dentro, nessun fischio arbitrale su questo contatto che sembrava piuttosto solare. Perez ha spazio, non colpisce Magrini con questa rimbalza, predica calma, consegna a Sanguinetti, Piacenza vuole respirare. Leonzio riceve, seconda Sanguinetti, ecco il blocco di Rezzano che si allarga, serie di contatti, va a terra Sanguinetti che resta a terra durante, nulla di grave, trova il canestro, arriva, c'è il time out da parte di coach Steffe che vede Omegna giocare sicuramente molto meglio in questo frangente di partita. Beccheri con Leonzio sul lato destro, volendo contro uno con Arrigoni, Sanguinetti 5 secondi deve aspettare contro Corral, tira in testa, 3 punti con uscire dal timeout, spiega Giacomo Sanguinetti, tripla per il 9-2, siamo già entrati ormai da diversi secondi, ultimi 2 minuti, anzi ci avviciniamo al minuto e mezzo che ci separa dalla fine di questo secondo quarto. Bruni entrando in campo difende su Corral, il quale segna in testa con il Senegaggio, 36 pari, 1-25 da giocare. Sanguinetti sotto il blocco di Banti, si butta dentro contro Simoncelli, fatica Piacenza ma ne esce con Bruni marcato da Arrigoni, prova ad ubriacarlo con una serie di palleggi, sbaglia Rezzano, fa buona guardia, viene stoppato fallosamente Andrello Netta, si accusa Gasparin. Mi fa complimenti l'arbitro per la sportività, soprattutto per l'onestà nell'alzare il braccio immediatamente, lo sappiamo bene che Gasparin è uno di questi giocatori. Viaggio in lunetta per Massimo Rezzano, che vuole allungare il miglior realizzatore. 11 punti per lui col 100% dal campo. Segna il primo, che c'è tutto avanti, seppur di una sola lunghezza.
c'è il 2-2. Continua la serata perfetta al tiro per Rezzano. Chiamata la difesa in zona da parte di Piacenza, si sistema 2-3. Simoncelli con il palleggio, entrerà Fratto nelle prossime occasioni. Intanto arriva di Gasparino sotto da Corral. Attacca uno contro uno contro Rezzano, in posizione di passi, perde la maniglia Corral. E c'è il cambio, per l'appunto entra Fratto, vediamo chi gli lascia spazio. A uscire Arrigo. Alta la pressione dei piemontesi con Simoncelli a disturbare Gasparin, il quale però supera senza problemi la metà campo, aspetta il blocco di Banti, lo sfrutta in questo momento, cerca di provocare il cambio, si prende il tiro da tre punti. Giacomo Sanguinetti, time out per coach Ghizzinandi. 41-36, 32 secondi da giocare, Piacenza avrà molto probabilmente un altro tiro, a meno che Romagna non decida di affrettare questa conclusione per poi avere l'ultimo possesso. Fatto sta che Piacenza sta tenendo bene nonostante i vari tentativi di Romagna di giocare bene, di riavvicinarsi. Adesso anche la testa avanti da Paffoni. Sicuramente Piacenza gioca col piglio giusto questa sera. Pronti a giocare questi ultimi 32 secondi e 14 del secondo quarto. Attacca Omegna con Simoncelli. Servito Furini che probabilmente commette infrazione di passo in partenza. Trovato Corral sotto canestro. Per il 41-38, Piacenza può andare fino in fondo, 7 secondi in questo momento. Sanguinetti, lontanissimo da canestro, 4, 3, si butta dentro Sanguinetti, si prende un tiro difficilissimo. L'ultimo tocco, no, non conta, scade qui. Il cronometro finisce il secondo quarto. Piacenza avanti, 41-38.
tutto pronto per il secondo tempo di questa sfida. Piacenza inizierà avanti di tre lunghezze. Un primo tempo che ha visto sicuramente una Piacenza molto più combattiva, molto più precisa al tiro. Basti guardare le percentuali al tiro: 48,4 per i biancorossi, 46,9. Ottimo dato anche quello della Paffoni. Piacenza ha faticato tanto sotto questo aspetto in gara 1 e in gara 2, perché chi ha visto le partite sa che Piacenza ha costruito buoni tiri, ma non è riuscita a concretizzare praticamente nulla. Primo tempo ottimo, si riparte da qui, si torna in campo, attacca Omegna con la palla nelle mani di Guarini, che cerca Gasparillo, trova subito Corral, vuole l'uno contro uno con Banti, va poi invece a consegnare proprio Guarini, sul quale difende un ottimo Leonzio, scivola Rezzano, c'è il primo, sembrava un canestro in un primo momento, arriva successivamente con Corral, dopo il rimbalzo offensivo cerca il fallo su di lui. Corral inizia come meglio non si potrebbe il secondo tempo, 41-40, possibilità di pareggiare immediatamente le cose. Bersaglio Corral, siamo 41 pari. Piacenza torna in attacco con Leonzio, poi Magrini va a consegnare il pallone a Sanguinetti, si attacca da qui con la pick and roll giocato con Diego Banti, palla a Rezzano che la mette immediatamente a terra, trova l'appoggio al tabellone, l'ha sbagliato Banti in uscita, dopo il rimbalzo offensivo Magrini attacca dal palleggio su Gasparin, Rezzano finta il tiro, circolazione vorticosa, ma si torna da Leonzio che deve fermare un attimo il pallone, 1-2 con dai e vai con Rezzano che porta Leonzio a segnare. 43-41, continua il buon basket giocato dalla Beccheri che adesso difende l'uscita di Simoncelli, taglia blocchi Sanguinetti che recupera immediatamente su di lui, l'ultimo tocco, ecco il piede da parte di Sanguinetti, rimessa per Omegna. Celli in palleggio dopo su di lui, recupera bene Rezzano ma c'è spazio per Gasparin, colpisce da tre punti. Ha ammonito Guarini per aver spostato il pallone dopo il canestro, si può tornare a giocare. Sanguinetti, si inizia da lui questo attacco bianco-rosso. Magrini sotto il blocco di Banti, si difende duramente Guarini, si trova Sanguinetti, nuovamente Magrini, 10 secondi, voglio uno contro uno con Corral, gli tira in faccia e c'è la tripla di Mattia Magrini. 46-44, Beccheri Piacenza, che ora difende Gasparin, sul lato sinistro, attaccato da Magrini. Nuovamente il pallone nelle mani del giocatore vicentino, poi Arrigoni sbaglia il tiro, Banti non può nulla contro Corral e Guarini. Si rinnova l'uno contro uno, Banti Corral, con l'argentino che tira cadendo indietro. Tiro difficilissimo, soltanto Ferro, colpito in faccia Magrini. Però Piacenza gioca tutto dal rimbalzo, non c'è nulla secondo gli arbitri. Sanguinetti, arriva a rimorchio Magrini. Poi Sanguinetti col palleggio, aspetta il blocco di Banti, si crea spazio per Magrini che vuole giocare per Banti. Giro sulla linea di fondo, Leonzio da tre punti. Soltanto Ferro, prova a lottare Banti, solo Maglia Verdi a mettere le mani sul pallone. Gasparin
piega le gambe Leonzio che prova a difendere su di lui. Si deve andare da Durini, marcato da Magrini. 10 secondi o meglio, ha costruito poco, quindi Simoncelli prova a incaricarsi di creare qualcosa. Durini, quel passaggio per il tiro difficilissimo di Enrico, che sulla serie non è due punti, a bersaglio. 46 pari, 7 da giocare nel terzo quarto. Partita da vivere col cuore in gola, lo sentivamo fin dall'inizio. Esce dai blocchi Magrini che riceve in punto, poi lavora sul blocco bene Leonzo che ricciola, schiaccia a terra per Banti. C'è il fallo in precedenza, fallo di Gasparini, primo personale. Fallo viene assegnato in realtà a Gurini, primo fallo personale. Rezzano aspetta il movimento di Sanguinetti, non può servirle, quindi Leonzio, 7 secondi nell'azione, dovrà fare qualcosa a Piacenza. Sanguinetti a sfruttare il blocco di Banti, ne mancano soltanto due in questo momento, si alza da casa sua Sanguinetti, soltanto Ferro, provano a lottare i biancorossi, alla fine ne esce Arrigone che sbaglia completamente il passaggio verso Corral, tenta un no-look, scelta non consigliabile per un alto basso simile. C'è intanto il cambio, esce Rezzano e al suo posto rientra Capitan Soragna. Liberare Soragna che gioca 1-1 con Arrigoni, spalla canestro fuori da Leonzio, gestione non semplicissima, nuovamente Leonzio, questa volta c'è spazio per lui, sbaglia il tiro, maglia verde a rimbalzo, Simoncelli si lancia in transizione, piega però bene le gambe Magrini e gli impedisce di andare al tiro. Poi la palla rubata da parte di Piacenza con Magrini che si butta verso canestro, viene stoppato da Corral che manda la palla fuori, l'ultimo tocco suo, 20 secondi per Piacenza per andare alla conclusione. 5.53 da giocare in questo terzo quarto. Ultimo tocco di Arrigoni, passato un solo secondo. Resta in attacco Piacenza, questa volta rimessa laterale, lo vedete là in alto, Magrini che è pronto. Tanto sbaglia Piacenza la conclusione e quindi Omegna attacca con Simoncelli e dal palleggio va a salire Gasparini, c'è il fischio per il fallo di Sanguinetti. Rientra Rezzano per sostituire Banti. Gasparin da Corral, attacco di Omegna che perde immediatamente il pallone, attacco Sanguinetti che serve a Magrini, pensa per un attimo al tiro per Soragna da tre punti dall'angolo, seconda bomba del capitano. Riporta avanti Piacenza 4-9-4-6, 5-10 da giocare in questa terza posizione. Riceve Gurini che si alza a tre punti, prova a servire, gran giocata da parte di Arrigoni, palla Corini, 4-9-4-8, siamo entrati negli ultimi 5 minuti di questo terzo quarto, Piacenza avanti della lunghezza e con palla in mano. Leonzo finta il tiro, serve Soragna che vuole attaccare Gasparini, in realtà poi si va da Sanguinetti, attacca Magrini dal palleggio, c'è un contatto con Gurini, Magrini si prende la tripla, la sbaglia allo scadere dei 24 secondi.
conduzione molto fermissima in una metà campo come nell'altra da parte della coppia arbitrale. I giocatori si stanno adeguando a questo. Ruba palla a Piacenza che lancia Magrini, metta a posto i piedi, si alza Dabele! Oddio Magrini che esplode di gioia, più 4 Piacenza. E adesso difende, Durini vuole questo pallone, lo strappa letteralmente dalle mani del proprio compagno, gli occhi durissimi, Corral butta terra Soragna e si lamenta, intanto colpisce Arrigoni. 52-50, Piacenza attacca con Giacomo Sanguinetti. Magrini fa servire Leonzio che attacca dal palleggio, schiacciata terra, Berrezzano! Time out! Chiesto dalla panchina di Omegna. Va fuori Leonzio, ma va fuori agonistica, è carichissimo! È in panchina urlante di gioia per quanto sta facendo Piacenza. Campo e Piacenza probabilmente si metterà a zona mentre è rientrato Bruni. E invece allunga la pressione a tutto campo, probabilmente diventerà una zona in un secondo momento. E invece diverse segnalazioni da parte dei giocatori in campo. Gasparini attacca contro Magrini, adesso Arrigoni, 7 secondi, Omegna non ha costruito nulla fino a questo momento, dovrei mettere Gasparini sulla testa di Magrini, porta a casa il fallo d'esperienza più che altro. Gasparini l'ho detto per riportare ad un possesso di distanza i suoi. Sbaglia intanto il primo. Mentre va a bersaglio col secondo, quindi 54-51. 3 e 10 da giocare. Sanguinetti sulla difesa. Simoncelli, poi Bruni va da Soragna che mette palla a terra, va uno contro uno spallacanestro contro Arrigoni che gli concede tantissimo spazio, servito il taglio di Bruni, grande assist di Soragna per il nuovo più 5 Beccari. Gasparin vede spazio per buttarsi dentro, vede spazio dove spazio in realtà non ci sono, tiro difficilissimo per l'ex Beccari che trova il 5-6, 5-3, 2-35 da giocare. Sanguinetti riceve da Soragna, poi Bruni aspetta il blocco proprio di Soragna che vuole palla canestro contro Gasparin, attacca sulla linea di fondo molto bene per Magrini che ha spazio da tre punti, sbaglia la conclusione,
corre D'Agnello che prova a farsi vedere, arriva immediatamente Magrini su di lui, quindi non può essere servito da Simoncelli che ha servito Gasparini, si fa da Corral e vuole andare da Simoncelli, in realtà Simoncelli gli consiglia di servire D'Agnello, buona difesa da parte di Piacenza. Non viene presa in un primo momento da parte di Arrigoni che sbaglia incredibilmente questo tiro. Corral conquista il rimbalzo offensivo, conquista i due punti, 5-6, 5-5, ultimi due minuti già iniziati, partita tesissima. Bruni attacca dal palleggio, si prende il tiro cadendo indietro su Ragna, conquista il rimbalzo, trova due punti dalla spazzatura, ma sono probabilmente i più semplici realizzati una volta conquistato quel pallone. 58-55. Blocco duro con Sanguinetti, si crea spazio per Simoncelli, molto sfortunato in questo caso. Buono per Piacenza che attacca proprio con Sanguinetti che va da Soragna, finta il tiro, si butta dentro, fallo su di lui, secondo fallo di squadra per Omegna. Intanto rientrerà Tempestini, vediamo al posto di chi. Lascia il posto Sanguinetti. Sfrutterò quindi questo minuto e poco più per rifiatare e poi essere a disposizione nel quarto e decisivo quarto. Vedere proprio Tempestini che riceve il blocco di Rezzano, fallo della difesa, fallo di Simoncelli, per Simoncelli è il secondo fallo personale. Sale a 3 il computo dei falli di squadra della Paffoni, Paffoni che adesso difende contro Tempestini che sfrutta ancora una volta il blocco di Rezzano, poi va a servire a Soragna, registrazione non semplice, 7 secondi, Soragna attacca dal palleggio con Tofratto, tiro difficilissimo, conquista il rimbalzo offensivo, protesta Soragna, la Piacenza attacca con Magrini, 10 secondi, attacca da lontanissimo, fallo di D'Agnello, non sarebbe valso il tiro, bonus raggiunto in questo momento da parte della Paffoni, primo di D'Agnello. Bruni attacca, poi si affida a Rezzano che mette palla a terra, si butta dentro, Soragna finta il tiro, se lo prende in un secondo momento, sbaglia questa volta, tocco di Rezzano che però va a favorire un giocatore di Omegna, Omegna che è già di là con Simoncelli che sbaglia il passaggio, viene intercettato da Bruni, fallo proprio di Simoncelli, fallo tecnico perché si è buttato prima del contatto. Terzo fallo personale, bonus raggiunto. E poi ci saranno 23 secondi da giocare, il libero che viene tirato da Matteo Magrini. Magrini avversario con un po', per usare un eufemismo, di fortuna, 59-55, 23 secondi, Piacenza potrà andare fino in fondo, potrà giocarsi bene questa carta la squadra di coach Steffe, riceve Tempestini, marcato
faccia a faccia da Villa, che mette grandissima pressione. Mette campo già superata, aspetta, fa passare qualche secondo Piacenza, arriverà Rezzano per il blocco, parte adesso quando mancano 6 secondi. Tempestini attacca dopo il cambio difensivo, Soragna da 3 punti e lo scadere nel segno del capitano. Piacenza avanti 6-2, 5-5 alla fine del terzo. Tornate in campo Piacenza, dopo la tripla del capitan Soragna, attacca anche l'inizio di questo quarto quarto Rezzano, uno contro uno contro Gasparin che non riesce a strappargli il pallone. Soragna, ricezione difficilissima, Bruni deve inventare lo scadere, il tiro difficilissimo, Rezzano conquista il rimbalzo ma la palla non ha toccato il ferro. 6-2, 5-5, o meglio conquista questo possesso. La Baffoni, Villa in palleggio, marcato da Tempestini. Magrini con un'ottima difesa su Gasparino, alla fine riceve comunque il numero 11 della Fulgo Romegna. Adesso Villa, 6 secondi nell'azione, aiuto di Rezzano che recupera, prende la tripla letteralmente da casa sua. Villa, Prato con questo tutto rimbalzo e quindi una nuova possibilità per i suoi. Fallo di Soragna su Corral per impedire la recezione del numero 10 di Omegna, primo fallo del capitano biancorosso, fin qui autore di 11 punti, portando praticamente a scuola tutti, possiamo dirlo, ha acceso lo scuolabus, ha portato a casa, ha portato a scuola Omegna e appunto ha portato a casa questi 11 punti, 3 rimbalzi, 2 assist per un eccellente 14 di valutazione in 11 minuti, forse rende ancora più l'idea di quanto stia giocando bene questo giovanissimo classe 75 che qualcosina in carriera ha combinato e continua a dispensare perle di grandissimo basket. Ma torniamo in campo con Villa che si affida a Gasparini per attaccare ancora una volta da lontanissimo, perché Piacenza fa buona guardia, fa partire un tiro strano, un tiro complesso, vale 2 punti, 6-2, 5-7. Piacenza vede Omegna riavvicinarsi un minimo.
Santini incrocia, si butta dentro, sbaglia incredibilmente l'appoggio. Daniello contro la buona difesa di Soragna, che non gli impedisce però di trovare i due punti. Fine parziale di 4-0 per gli ospiti, che tornano ora a meno 3, 8 e 15 da giocare. Temperatura infernale qui al Palasport, anche per la grande tensione che si respira. Sbaglia intanto Allegrini, quindi Omegna ha la palla del potenziale pareggio in caso di conclusione da 3 punti. Bruni insegue sui blocchi Daniello, il quale riceve, poi mette palla a terra, chiude il palleggio. Magrini, Fratto, finta il passaggio, si prende poi il tiro a bersaglio, esplode la panchina di Omegna. 62 pari, 7.43 da giocare, tutto in 7 minuti e mezzo. Soragna blocca per Magrini, che mantiene vivo il palleggio, poi a servire proprio il capitano biancorosso, che non ha un buon appoggio sul tabellone. Villa, fallo della difesa biancorossa, fallo nella fattispecie di Tempestini. Servire Fratto, marcato da Sanguinetti, mi smancia a favore del giocatore di Omegna, sbaglia non di poco questa conclusione. Samoggia fa buona guardia su Gasparini e Piacenza va in attacco. Bruni si arresta da 3 punti, un tiro folle lo manda fuori misura, ma si conquista il rimbalzo offensivo. Predica calma Piacenza. Tempestini con la conclusione pesante praticamente allo scadere. L'ultimo tocco è di un giocatore di Piacenza, non è però d'accordo Samoggia. Omegna avrà quindi questo possesso. Leonzio che tiene bene col corpo, adesso Simoncelli partito da Samoggia, sicuramente recupera sul Fratto, nuovamente cambio difensivo, va a sfondare Simoncelli sull'eccellente Sanguinetti, più furbo di tutti ad occupare la posizione nel momento giusto per Simoncelli. Si tratta del quarto personale e Simoncelli sta faticando non poco a entrare in questa partita. Lui che, lo ripeto, è stato probabilmente l'ago della bilancia nelle due partite giocate a Verbania, che ha condotto i suoi con la classe e l'intelligenza cestistica che l'hanno da sempre caratterizzato. Intanto Sanguinetti da Samoggia, che mantiene vivo il palleggio fino al tiro, poi Rezzano spalla canestro, consegna a Sanguinetti. Samoggia finta nuovamente il tiro, Bruni da nuovamente Sanguinetti, continua la serie di passaggi degli ancora, si è schiacciato a terra. L'ultimo tocco di un giocatore di Omegna, mancano 2 secondi, difficile ma non impossibile prendere un buon tiro. Time out chiesto da coach Steffetti, ma mancano 6 minuti e 9.
Bruni alza questo pallone che viene intercettato dalla difesa di Omegna. Gasparin giudicato fallo antisportivo quello di Leonzio. Quindi due tiri liberi per Gasparin. Non prima di aver asciugato il pallone. Dare lunetta con Gasparin che sbaglia il primo. Vai invece col secondo, 1-2 ancora una volta per Gasparin. Omegna torna avanti di una lunghezza. Siamo entrati negli ultimi 6 minuti di questa partita. Sempre che passino, Fratto si alza da 3 punti, non colpisce Razzano con questa di forza, di energia, questo rimbalzo. Sanguinetti, portatore di palla designato, consegnato con Razzano, poi nuovamente Massimo Razzano per Leonzio. Vuole farsi perdonare l'antisportivo in precedenza, va a servire Samoggia, palla dentro per Razzano, sul quale arriva il fallo della difesa. Fallo che dovrebbe essere di Gasparin. Fallo che invece viene fischiato a Villa, il numero 7, il primo personale. Sanguinetti per Razzano, si alza da 3 punti, subisce il fallo di Gasparin. Ingenuità grossa come una casa da parte di Gasparin, che manderà in lunetta Massimo Razzano per addirittura 3 tiri liberi. Sbaglia intanto il primo, si resta quindi con la Piacenza a meno 1, ce ne sono però altri 2. Sbaglia anche il secondo. Percorso netto per quanto riguarda gli errori, purtroppo per Massimo Razzano, 0 su 3, che pesa e non poco per una Piacenza che resta sotto di un punto e deve difendere. Gasparin sbaglia la conclusione. Leonzio, più alto di tutti, palla a Sanguinetti. Piacenza non paga dazio in questo caso. Sarebbe stato pesantissimo non segnare 3 tiri liberi e subire una tripla nell'azione immediatamente successiva. Razzano fuori, perde questo pallone. Tocco di Samoggia che impedisce a Gasparin di andare per un contropiede facile. Si alza avanti dalla panchina. Entrerà molto probabilmente al posto di Razzano, che deve resettare un attimo per poi rientrare sul finire di questa sfida eventualmente. 4:54 da giocare. Gasparin si incarica di questa rimessa, si fa vedere a Arrigoni, ma difende però molto bene su di lui Samoggia, in qualche modo alla fine riceve con una grandissima difficoltà. Villa marcato da Leonzio, servito, o perlomeno si prova a servire Simoncelli. Bruni è anche su questa linea di passaggio. Arrigoni lavora molto bene sulla linea di fondo. Infrazione di passi prima dei contatti avvenuti. Molto dolorante purtroppo Samoggia. Dovrebbe aver subito un colpo al ginocchio, se non ho visto male. Sulle gambe il numero 21 della Beccheri.
o forse un colpo al volto, fatto sta che comunque dovrebbe restare in campo. E Piacenza può attaccare, ma ancora una volta sul meno uno non si schioda il punteggio da quel 6-2, 6-3, 4-35 da giocare in questo momento. Leonzio consegna a Sanguinetti, poi si muove ma non può ricevere, quindi nuovamente Sanguinetti si prende questa tripla. La mano bersaglio, torna avanti la Becchi, 6-5, 6-3. Prova a ricevere Simoncelli, ma nulla può contro la difesa di Sanguinetti, quindi si va da Villa. Adesso sì, Simoncelli è in possesso di palla. Quindi lui, la difesa di Sanguinetti. La palla a Gasparin, che va a servire. Corral che viene stoppato da Somoggia. Gasparin a rimbalzo, sbaglia. Tappini sbagliato, avanti con questo rimbalzo. Piacenza soffre incredibilmente di sotto, ma non paga dazio. Rischia di cadere Bruni. Piacenza con le ultime energie fisiche e mentali di questa partita prova a mantenere la testa avanti. Sanguinetti per Leonzio, la tripla! Leonzio, bang bang, time out, 6-8, 6-3. Torna a giocare Piacenza, si schiera a zona per difendere questo più 5 conquistato. Fa vedere Gurini, marcato da Leonzio, poi Simoncelli a lavorare in palese contro Sanguinetti. Gran blocco da parte di Corral che prova a lavorare contro Banti, si crea il passaggio per lui. Corral, uno contro uno, semigancio sbagliato, Gasparina, ma Bruni gli strappa il pallone. Grandissima giocata per importanza quella di Bruni. Piacenza non ha alcuna fretta in questo momento, è chiaro che manca tantissimo, ma affrettare il tiro non avrebbe alcuna utilità, anzi rischierebbe di essere un danno per i biancorossi. Sanguinetti, 5 secondi, dovrà in questo caso sì affrettare perché si rischia di far scadere il cronometro dell'azione. Bruni, soltanto Ferro a rimbalzo, maglie verdi sono quelle di Gurini e Aregoni, è stato il primo a stare a rimbalzo. Gasparin ascoltare ancora una volta il blocco di Corral, grande maestro in queste cose. Segna e subisce il fallo Gasparin, giudicata continuità. 6-8, 6-5, 2:41 da giocare. Questa partita non ne vuole sapere di prendere una direzione. Siamo punto a punto dall'inizio e chissà che non si arrivi così fino agli ultimissimi secondi a mettere a dura prova le coronarie dei tifosi biancorossi, ma anche rossoverdi giunti dal Piemonte a tifare per i loro beniamini. Libero aggiuntivo nelle mani di Giovanni Gasparin. Ancora una volta dalla lotta Gasparin, Somoggia afferra questo rimbalzo a una mano. Sanguinetti supera la metà campo in questo momento. Bruni prova a farsi vedere, in realtà si va da Somoggia, su quale buca l'anticipo a Rigoni. Si torna però da Sanguinetti col blocco di Banti. Giocano un gran pick and roll i due. Sanguinetti non può servire il compagno, quindi si prende la tripla da casa sua. Giacomo Sanguinetti,
7-1-6-5. Ci avviciniamo verso gli ultimi due minuti, un tiro da due punti da parte di Gasparini, scheggia appena al ferro, Arrigoni lì, l'ultimo tocco secondo gli arbitri è di Sanguinetti, non è assolutamente andata così. Assolutamente andata così, tutti biancorossi a indicare la rimessa in favore dei propri colori. Gli arbitri non si schiodano dalla loro scelta, erano lì e quindi, accettando il verdetto, si torna a giocare con la palla nelle mani di Gurini, consegnata per Gasparin. Ecco il blocco di Corrado, l'Italia immediatamente dentro, Vanti e Leonzi fanno buona guardia su di lui, poi Gasparin chiuso da tutti biancorossi, troppo spazio per Corrado, non arriva l'aiuto dal lato debole, arrivano i due punti per lui, 7-1-6-7, 1-52 da giocare. Piacenza attacca con Sanguinetti, il movimento di Bruni questa volta viene servito, lato sinistro per lui, si fa vedere Leonzio che riceve grandissima pressione da parte di Gurini. Attenzione anche alla situazione falli delle due squadre, 4 Piacenza, 3 Omegna. Bruni vede lo spazio, va a servire Sanguinetti da casa sua, sbaglia, prova a prendere questo rimbalzo, Samoggia ci riesce con l'aiuto di Leonzio, ma tutto nasce dal tocco da parte di Samoggia. Adesso Sanguinetti, 7 secondi, prova a inventare dal pareggio, si butta dentro, il consegnato per Samoggia, sfortunatissimo, soltanto secondo ferro. Simoncelli da Arrigoni che si prende il tiro e 3 punti. Fallo da parte di Samoggia, mentre il tiro non va a bersaglio. 3 tiri per il numero 12 maglia verde. Quando manca 1 minuto e 8. E vediamo se Arrigoni saprà capitalizzare meglio di quanto fatto da Piacenza qualche minuto fa. Possibilità. Vai, è stato il primo Arrigoni. Ad asciugare il pallone perché c'è una temperatura, un'umidità e una tensione tali per cui quel pallone è scivoloso, oltretutto in questo momento nelle mani di Arrigoni pesa come un macigno. 1 minuto e 8 secondi e Omegna, vediamo se si riavvicina, sbaglia anche il secondo e nella testa di un giocatore pesa e come un errore simile. Terza ed ultima possibilità per l'ala dei piemontesi, questa volta va a bersaglio, quindi un possesso ancorché pieno di distanza tra le formazioni. Piacenza però attacca con Sanguinetti, 1 minuto esatto che inizia in questo momento. Piacenza sempre con Sanguinetti, arriva avanti per il blocco, Sanguinetti mantiene vivo il padeggio, prova a servire Banti, ma Simoncelli strappa letteralmente questo pallone. Arriva il fallo da parte di Bruni a fermare tutto, manderà in lunetta, manderà in lunetta il numero 2 della Paffoni. Intanto Simoncelli, 7-1-6-9, 47 secondi da giocare. Va bersaglio anche col secondo, un solo punto fra le squadre. Attacca Piacenza con Sanguinetti, ci si gioca tutto in questi secondi. Sanguinetti va a servire Samoggia, marcato molto stretto da parte di Arrigoni, che alla fine va a commettere fallo. È il quarto di squadra per Omegna, non c'è ancora viaggio in lunetta, semplicemente il reset del cronometro dell'azione a 14, 31 invece quelli da giocare in questa partita, sempre che siano sufficienti. Una partita vissuta
punto a punto sostanzialmente dall'inizio alla fine. Qualche piccolo strappo, ma non ci siamo mai allontanati più di tanto l'una dall'altra. Samoggia, 12 secondi intanto, Samoggia mantiene vivo il palleggio, vuole attaccare uno contro uno, gli tira sulla testa Matteo Samoggia, 7-3, 7-0, 20 secondi da giocare. Time out ovviamente chiesto da coach Ghizzinardi, innanzitutto per avvicinare la rimessa e poi per provare a costruire la miglior soluzione possibile. Tutti in piedi qua a palazzo per spingere sempre più la Becchiari in questa volata finale, le ultime curve di questa tappa. Rimessa della quale si incarica Gurini. Pronto Simoncelli a sfruttare i blocchi di Arrigoni e Corral, anche Gasparin che è il primo ricevitore disegnato, riceve proprio lui, marcato da Leonzio, si prende la tripla da casa sua, Gasparin la sbaglia, a rimbalzo Arrigoni fuori da Curini, da due punti, sbaglia, strappa il pallone avanti, lancia Bruni, fallo di Arrigoni, viaggio in lunetta per Piacenza, 5 secondi, 87, chiede l'antisportivo perché fallo da ultimo uomo. C'è intanto un cambio, rientrerà Malgrini, vediamo per chi. Piacenza ha il destino nelle proprie mani, la possibilità di mettere due possessi, ovvero qualcosa di incolmabile in 5 secondi 87, a meno di miracoli. Esce intanto Samoggia, eroe di questo finale di partita, rientra Malgrini, positivo in tutta la serie, Bruni con i due liberi probabilmente più importanti della stagione della Becchiari Piacenza, va bersaglio col primo, 7-4, 7-0, non deve commettere fallo Piacenza, va bersaglio, 7-5, 7-0, si rintana nella propria metà campo difensiva Piacenza che non vuole commettere fallo, finisce qui con Simoncelli che tira l'ultima preghiera, ma finisce, gara 3, Piacenza conquista la vittoria, 7-5, 7-0, l'appuntamento per domenica, gara 4, ore 18, quando le squadre scenderanno ancora sulla parche della Palafranzanti. Per questa sera è tutto, un caro saluto a chi ci ha seguito in questa partita. Thank you.